nervous for the first time. Running on the red lights. The middle finger was a piece. Ciao a tutti e ciao a tutte e ben arrivati ai nuovi iscritti sul canale. Oggi un nuovo video dedicato all'ENE, al suo utilizzo e in particolar modo al test di prova che andrebbe fatto prima di utilizzare le erbe tintorie sui capelli e anche a come si calcolano le percentuali del nostro mix, perché in tante di voi che vi approcciate per la prima volta a questo mondo delle erbe tintorie non riuscite a capacitarvi questi grammi, queste percentuali, come si calcolano e soprattutto come si fa e perché si dovrebbe fare il test di prova. Ebbene, partiamo dalle percentuali. Le percentuali si calcolano sempre su 100 grammi, quindi per ottenere un castano medio scuro, ok? Utilizziamo un 30% di Lausonia, un 20% di Cassia e un 50% di Indigo. Se notate, sommando queste percentuali, il totale è 100. Ebbene, quando noi variamo, quindi se lo vogliamo più rosso, più scuro, questo mix, se anche togliamo uno di questi ingredienti, la somma di queste percentuali deve essere sempre 100. Ok, ma io devo applicare solo 50 grammi sui miei capelli, come faccio? Beh, è semplice, se noi abbiamo calcolato le percentuali su 100 grammi, quindi se 30% su 100 grammi sono 30 grammi, se io devo utilizzare solo il 50 grammi, quindi sui miei capelli, perché devo fare solo la ricrescita, quindi devo utilizzare solo 50 grammi, o perché ho i capelli corti, devo utilizzare solo 50-60 grammi. Però rimaniamo sui 50 grammi. Ebbene, questi 50 grammi sono la metà del 100. Quindi per 100 grammi il 30% risultava 30 grammi. Ovviamente per 50 grammi, che sono la metà di 100, questi 30 grammi, quindi questo 30%, diventa la metà, quindi diventa 15 grammi. Oppure la cosa più semplice, se siete bravi con l'Excel, lo calcolate direttamente in Excel, oppure se avete una calcolatrice fate appunto il 15% di 50 quanto è, oppure il 25% di 50 quanto è. L'importante è, come vi dicevo, è partire sempre da 100, quindi il totale delle vostre percentuali, che voi applicate 60 grammi, 50, 75, 120, non importa, voi partite sempre da 100, da un totale di 100, e poi in base a quello che dovete fare con il vostro mix andate a moltiplicare oppure a dimezzare il quantitativo. Spero di essermi spiegata, perché sembra molto semplice, però alla fine vedo che qualche persona si impappina e non riesce a capire come calcolare e quanto ne deve usare nel proprio mix. Per quanto riguarda il test di prova, è essenziale, è veramente d'obbligo, soprattutto per chi si approccia per la prima volta alle erbe tintorie. Perché dico questo? Perché poi potete anche scrivermi: ma cosa faccio? Sono troppo scuri, sono troppo neri i capelli, sono troppo rossi, io li volevo molto un castano chiaro. E purtroppo ogni capello reagisce in modo diverso, ha una struttura diversa, sono più o meno porosi, quindi il test di prova a priori dell'applicazione è essenziale. Il test di prova si fa anche per vedere se si è allergici, perché per quanto sono naturali le erbe tintorie, non vuol dire che sono anche innocue, sono piene di allergeni, quindi le persone che tendenzialmente sono molto sensibili e facilmente risultano allergiche a varie sostanze potrebbero risultare anche allergiche agli indigo e non alla lausonia, o viceversa. Quindi il test di prova sì, è utile farlo appunto per vedere come reagiscono i nostri capelli al contatto con le erbe tintorie, quindi quanto colore assorbono, quanto risaltano il rosso e così via. Ed è importante fare anche il test di allergia, ma di questo vi ho già parlato, vi lascerò il link anche qui nell'info box del video. Tornando al test di prova, come si fa? Si raccolgono dei capelli dalla spazzola, oppure si prende una ciocca nascosta, che non ci dà fastidio se insomma viene troppo forte, ma l'ideale sarebbe, secondo me, raccogliere i capelli dalla spazzola. Personalmente
anni fa, ben 8 anni fa, ho iniziato così anche io, anche perché avevo i capelli tinti da 2 settimane, avevo anche delle mesh che odiavo, non mi piacevano, quindi ero preoccupatissima di qualche risultato orribile. E ovviamente ho raccolto i capelli dalla spazzola, ho fatto il test con il mio mix e poi, visto il risultato, sono andata tranquilla con il mix su tutta la testa. Quindi mi raccomando, è importante farlo. Come funziona? Quindi scegliete appunto la vostra ciocca, scegliete il mix che vi piacerebbe fare, quindi sui vostri capelli, e applicate questa miscela, che ovviamente dovete, non ha senso fare 100 grammi di prodotto. Da quei 100 grammi scendete a 15 grammi, quindi calcolate all'incirca 15 grammi, perché sennò o avete una bilancia molto precisa o è difficile poi riuscire a pesare le erbette. Calcolate le percentuali poi su 15 grammi e procedete all'applicazione sulla vostra ciocca di capelli. Lasciate in posa, ovviamente non serve lasciare 9 ore, potete anche lasciare solo un paio di ore, perché alla fine il colore è quello, non è che cambia tanto di intensità se voi lasciate 6 ore, 12 ore oppure solo 2 ore. A voi interessa vedere che insomma non venga un colore che stravolga la vostra chioma. Quindi è sufficiente lasciare anche solo per un paio di ore. Poi dopo, se il risultato vi piace, potete procedere con l'applicazione su tutta la vostra chioma. Quindi mi raccomando, assolutamente fate il test di prova sempre prima, e se avete qualche altro dubbio, se non sono stata abbastanza chiara per quanto riguarda come calcolare le percentuali, lasciatemi un commento qui sotto e sarò ben felice di potervi aiutare. Se il video vi è stato utile, se vi è piaciuto, lasciate il pollicione in su sotto il video. Se vi è piaciuto, mi raccomando, oppure se pensate che può essere utile a qualche vostra conoscenza, a qualche vostra amica, condividetelo. E soprattutto ricordatevi di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao!